questione dei rifiuti lì a Rocca Cencia, come dicevamo prima, può essere in qualche modo connessa anche alle ondate di maltempo? Non sappiamo se questa, chiaramente, perché ancora è del tutto prematuro per capire cosa è successo, però già l'anno scorso, quando c'erano stati delle forti piogge, erano emersi questi rifiuti tossici da quella zona. Noi adesso abbiamo al telefono Federica Graziani, stiamo parlando con un giornale di quartiere importante che si chiama La Fiera dell'Est, un quindicinale che esce lì nel sesto municipio, e ci facciamo raccontare. Federica Graziani, buongiorno. Buongiorno. Se lei proprio ha visto questi, no, questi rifiuti tossici? Da tempo. Sì, è da tempo. Guardi, lì ci troviamo in un quadrante in cui, a parte lo stabilimento AMA, è stato scaricato mesi fa il trituravagliatore, quindi 300 tonnellate al giorno di rifiuti. Per quanto riguarda i terreni limitrofi, quindi quello di Rocca Cencia di cui avete parlato, dove è stato scoperto appunto una discarica di rifiuti sanitari, tempo fa, già nella zona di Lunghezzina, quindi a pochi passi da Rocca Cencia, quadrante Castelbiese per capirci, era già stato scoperto un altro terreno in cui erano stati sotterrati rifiuti sanitari. Sono state pubblicate foto nel quartiere di Corcolle, datate 1974, dove il terreno fumava, quindi lì era una situazione, una bomba da rumorosità. Tra l'altro, sta per arrivare l'ago di stretto, 300 tonnellate al giorno dal sito vagliatore più ago di stretto, sempre nello stabilimento AMA, e voi capite che la situazione è abbastanza... Sono troppe cose messe insieme, o le metti tutte quante insieme? In che senso? Tutti questi elementi che fanno di quel territorio poi una zona dove ritenete che ci siano dei forti rischi? Sì, e tra l'altro io non so se ho 2 secondi per leggerlo, una lettera del Comitato Case Popolari. Beh, magari ci fa una sintesi in cui praticamente questi abitanti da tempo lamentano patologie polmonari, soprattutto nei bambini, vivono tra lo stabilimento AMA, ripeto, sono stati trovati questi terreni inquinati, in più abbiamo i roghi tossici del campo di Salone, vicino Ponte di Nona. Insomma, è una zona altamente colpita. Federica, poco fa avevamo in collegamento a Tos De Luca, che diceva che i terreni dove sono state rinvenute queste, diciamo, materiali sanitari, diciamo così, non sono terreni del comune. Ti risulta? No, sì, infatti. Ecco, e quindi questi terreni, diciamo, sai a chi... Perché sono terreni che vengono anche coltivati, leggevamo sui giornali che addirittura i prodotti agricoli di questi terreni sono andati per anni nei mercati. Sì, erano terreni in cui pascolavano pecore, si coltivava grano, quindi io non so adesso il proprietario esatto del terreno, comunque sì, era un terreno privato. Ecco, prima parlavi, parlavamo anche con gli altri ospiti dei fumi, dei campi nomadi. Qual è la situazione attuale lì? La situazione è che praticamente c'è stato un incontro tra il Comune e il Comitato Nuova Ponte di Nona sul tema dei roghi tossici, e il Comune ha praticamente ammesso il suo fallimento sul tema, perché contrastare i roghi tossici attualmente è molto difficile, perché sono roghi veramente dolosi di cui ancora non si capisce la matrice, che vengono praticamente accesi un giorno sì o no. Cosa bruciano? Pneumatici, elettrodomestici e poi chi lo sa. Non è dato sapere. Federica, noi per il momento ti ringraziamo, grazie per questa, insomma, per questo nuovo racconto. Grazie, buon lavoro. Buona settimana.